Un quadrato, un sistema finito, è spiegabile razionalmente, è calcolabile secondo una precisa formula matematica. Tuttavia, per spiegare un cerchio, un sistema infinito, usiamo il pi greco, una variabile infinita per calcolarlo. L'uomo ha creato il cerchio perché un cerchio funziona meglio di un quadrato, non trovi? Ognuno di noi ha il suo pi greco, in un cerchio più riuscito. Questa variabile infinita fa da filo conduttore tra le emozioni, e anche l'arte e la vita possono essere rappresentate come un cerchio. E qual è il tuo cerchio più riuscito? Ada era l'idea che si è fatto l'uomo di se stesso. Nel suo petto si annidava qualcosa di irrisolto. E mentre la vita le passava davanti, lei si sfiniva ad inseguirla. In testa alla vita, sopra i sogni di Ada, risiedeva il dio tempo. Ada si dimenticò di se stessa e quando si chiese chi fosse, il dio tempo rispose per lei. Ada pensò bastasse scappare per trovare le sue risposte. Forse fu la paura la forza che la fece restare in quel luogo fino a quel giorno, consumata dal tempo e dall'inganno, vivendo con un certo piacere nella sua tragedia personale. Così Ada decise di intraprendere un lungo viaggio per riscattare se stessa, per riscattare l'uomo. Così iniziò a scrivere la sua storia, dimenticando il passato e cercando un cerchio più riuscito. Pronto? Sì. Sì, sono Alexander. E quindi? Sì. Ha ricevuto le pagine? Pronto? Sì. Ah, sì, me lo aspettavo. Sì. Sto scrivendo. Ecco, in caso avete il mio... Pronto? Pronto? Nel suo lungo viaggio, Ada conobbe la tristezza, la rabbia, la paura e infine l'amore. La familiarità che le persone arrivano a provare nei confronti non tanto di un'altra persona, quasi quanto del suo spirito, del suo essere, quasi condividessero ricordi inspiegabilmente comuni, dei quali però non possono averne coscienza. Nei momenti che passiamo con questa persona si ha la concezione della sua forza, anche spirituale, e di quanto sia poco scontata ed anzi quasi selvaggia la speranza con la quale riesce ad affrontare il mondo e la propria visione di esso. Come cerca di svincolarsi dal legame della tristezza che ci lega alla vita e nonostante i loro passati possano nascondere orrore e disperazione, sentimenti puri come l'amore vero dimostrano che esiste qualcosa di più di questo. Qualcosa che la biologia, la scienza, la religione e la filosofia ancora non riescono a spiegare.
verità che se raggiunte con qualcun altro ci rendono testimoni del fatto che non siamo soli e che tutta questa paura non è soltanto che un'illusione. Pronto? Ciao Alexander. Non provare a chiudere. È inutile che mi eviti. A me non interessa se le cure non hanno funzionato. Tu hai voluto i soldi e io te li ho dati. Qui. Ada era stanca del suo viaggio, senza meta alcuna. Vivere è difficile, ma essere liberi lo è ancora di più, disse a se stessa. Come se non bastassero le persone che incontrava nel suo cammino. Gente fatta di riflessi, in mezzo a scelte costruite su compromessi. Compromessi che diedero vita all'obbligo assoluto, soffocando la libertà. Perché si chiama scelta, se la scelta è tra due obblighi? Ada iniziò a chiedersi il senso di tutto ciò. Oh, stupido, fissato! Dovevi starle vicino. Ciao, Alexander. Sai, quando ti ho visto uscire, pensavo che il padrone di casa mi avesse sparato una cazzata. Diceva che non vuoi più vedere nessuno, che non esci mai e che paghi passando la busta con i soldi da sotto la porta. Ma dimmi, Alex, dimmi, come fai a pagare l'affitto, eh? Con quali soldi? Ti dovrai pur mantenere in qualche modo, Alex. Quindi, ora, dimmi. Dove sono finiti i miei fottuti soldi? Io non ce li ho. Alex, guarda come sei ridotto.
Eppure eri così sicuro, così convinto. Quando mi hai chiesto quell'aiuto per la tua mogliettina. Come si chiamava? Carmen? Eh? Vi eravate appena sposati, giusto? Però non puoi dare la colpa a me. Se i dottori non sono riusciti a salvarla, ci sono malattie che si possono curare e malattie che non si possono curare. Tu hai tentato, Alex, ma non ce l'hai fatta. E questo non giustifica il fatto che tu mi debba dei soldi. Guardami! La vedi questa? Potrei usarla la prossima volta, se non vedo i miei fottuti soldi. Hai tempo fino a domani. Ada scoprì l'arte, l'arte che celebra il dono del suono, della vista e del corpo, tessendole in opere che vengono onorate con la grazia di poterle condividere. La comunità utilizza questi doni come ali per raggiungere la stessa brillante vista dell'anima dell'artista. Questa nostra integrazione è nella tela della creazione, che trascende la nostra semplice realtà. Quando si vive in preda alla paura, questo dono ci muta, in una forma che si distingue per l'amore, la selvaggia pace creativa e la liberazione dei sensi. Il nucleo incandescente della nostra anima, un luminoso occhio di Dio, infinitamente consapevole della bellezza della creazione, sincronizzato con una rete di anime, parte di questo universo. Proietta musica, simboli, immagini e sensazioni della nostra immaginazione. La grazia raggiante di questo dono mi riempie il cuore e la mente. Ada, ormai stremata, arrivò sopra i suoi sogni, dal dio tempo, e gli disse: ora va tutto bene, prendi la mia mano e camminiamo insieme. È così che vuoi concludere, Alex? Carmen. È sempre stato questo il tuo difetto, Alex. Non affrontare i problemi per poi dimenticarsene col tempo. Per questo non eri preparato con la tua vita. Con me. Vivi la tua vita, Alex, invece di scriverla. Carmen, io...
Non ci riesco. Perché sei troppo preso con quella tua ossessione di scrivere cercando una risposta. Ma la risposta che cerchi alla vita, sai, è semplice. Basta non avere paura. E un senso l'hai già trovato. Dovevamo chiudere il cerchio assieme. Mi manchi. Non è così che si chiude il cerchio, Alexander. La mia vita ora è carta bianca. Scrivi tu la fine. Io sono pronta. Carmen?